Oggi abbiamo celebrato l'ingresso della Protezione Civile dei Comuni della Valmarecchia nel grande sistema regionale emiliano-romagnolo di protezione civile. Sistema regionale che non contempla solo la regione in quanto istituzione, ma anche le province, le comunità montane, i comuni, cioè tutti i vari livelli amministrativi. Rivisto in tutta la sua maestosità questo masso che dà enormi problemi e che per far ringraziare tutti coloro che sono qui questa mattina e l'assessore... Sono stati messi in evidenza i problemi dell'evoluzione geomorfologica di questo territorio, ma anche le risorse che possono scaturire da una lettura, un'interpretazione in chiave estetica e turistica di queste emergenze che spesso costituiscono una problematica importante per la sicurezza delle strutture, delle infrastrutture che insistono su determinate zone, ma sono anche una possibilità di risorsa turistica proprio per lo sviluppo e la promozione di queste aree. C'è una coincidenza fra problematicità della stabilità dei versanti così e valenza paesaggistica, estetica, che non sfugge a nessuno, non può sfuggire questa bellezza del territorio. Vedere quell'operatività che è tipica della protezione civile. La giornata di oggi qui in Valmarecchia, in Alta Valmarecchia, a San Leo, è importante per tanti motivi. È importante perché la Regione Emilia-Romagna acquisisce una struttura importantissima e funzionale di protezione civile. Qui ci sono ottimi amministratori, ci sono ottimi tecnici, ci sono gruppi di volontari veramente bravi e tutti insieme riescono a tutelare la loro comunità. Noi come comunità montane nazionali siamo contenti perché lo sapevamo che l'Alta Valmarecchia funzionava bene, adesso ha semplicemente spostato la sua attività dalle Marche all'Emilia Romagna, ma per noi avere esempi di comunità montane, di comuni montani che lavorano in questo modo per prevenire, per prepararsi, per pianificare e per aiutare il volontariato poi eventualmente all'intervento, per noi è fondamentale. Del sistema regionale di protezione civile. Giornata di grande soddisfazione, un mare di volontari, tutti i sindaci veramente pieni di buona volontà e con grande voglia di collaborare, veramente è stata una bella festa e una gran bella giornata.